Bentornati cari telespettatori di Fano TV, siamo in diretta per questa edizione della rassegna stampa che come ogni lunedì e giovedì ha una versione anche un po' più allargata, un po' più lunga, nella quale cercheremo nei prossimi 60 minuti di fare un po' il punto della situazione, di parlare di questa pandemia che stiamo vivendo e in questo secondo tempo che ci vede tutti protagonisti nostro malgrado. E allora prima però, come di consueto, andiamo a vedere le pagine principali, le due pagine del Carlino del Corriere Adriatico. Cominciamo da quest'ultimo, il titolo dell'edizione pesarese del Corriere di oggi è sul Natale dei pesaresi. Come sarà questo Natale dei pesaresi? Sarà con una novità che riguarda e che tende in qualche modo soprattutto a favorire il commercio e dunque l'economia. Una idea che è venuta a Santini e a Vimini, un trenino, il titolo è Natale Express con il trenino, un trenino che servirà in qualche modo per dare sostegno ai commercianti. Invece la pandemia, il nuovo bollettino del virus parla di contagi in crescita, ricoveri stabili e guariti che superano quota 10.000. Anche questo è un dato importante. A centropagina, sì, fateci lavorare, ma con una prospettiva. L'obiettivo chiaramente è quello di aprire, riaprire il 3 di dicembre, ma già si sa che da Roma stanno lavorando per un nuovo DPCM che durerà fino alla fine dell'anno, quindi al 31 di dicembre. Di conseguenza sbaglia chi pensa, chi si illude che il 3 dicembre tutto possa tornare come prima e, come si dice spesso, tana libera tutti, nel senso che comunque verremo, la nostra vita sarà di nuovo regolamentata da questi DPCM. Poi, sempre dai giornali, i guariti più di 10.000, ma il virus fa altri 8 morti. Lorenzo Sconocchini, sulle colonne del Corriere Adriatico, questa mattina scrive: ormai sono più di 10.000 i marchigiani guariti dal coronavirus grazie ad un'accelerazione delle dimissioni delle diagnosi di fine infezione che cerca di tenere testa all'avanzata dei nuovi contagi. Ma l'epidemia stenta a raffreddarsi, ieri 529 casi e il bilancio sempre di ieri è di altre 8 vittime, tra cui anche un giovane di 39 anni. Poi ci sono altre notizie in breve sulla prima del Corriere di Pesaro, la tragedia di un giovane di 20 anni che è stato stroncato da una leucemia. Eugenio, questo era il suo nome. Poi la politica sanitaria, se possiamo definirla così, nel senso che ci sono ancora dichiarazioni su quella iniziativa, su quel presidio organizzato dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci per difendere l'ospedale unico a Muraglia. Interviene questa mattina il centrodestra che dice sul sit-in farsa di un partito, e poi vedremo nelle pagine interne. Per qualcuno il sindaco sarebbe dovuto andare lì o comunque avrebbe dovuto partecipare senza fascia tricolore. E poi da Vallefoglia, per il biodigestore si osservi il principio di precauzione. Questa è l'altra notizia che troverete sempre sul Corriere di questa mattina. Di taglio basso lo sport con le due squadre principali di Pesaro che hanno strafatto in questo fine settimana e hanno mandato in visibilio i rispettivi tifosi e le rispettive tifoserie. La Vis, che stavolta non fallisce e che batte il Carpi, prima vittoria dunque per il neo allenatore Di Donato. E poi il basket, una VL travolgente, ora è terza, contro Reggio finisce 84-63. Allora, invece il resto del Carlino, a parte la fotonotizia dedicata ai capolavori della Vis e della VL, l'apertura è per Varani, Luca Varani, colui che ha mandato alcuni sicari a gettare l'acido a Lucia Annibali. Storia nota, tristissima. Bloccata l'intervista che era prevista nei programmi della RAI contro la violenza sulle donne. Lucia Annibali dice inaudito e ci sono state una raffica di reazioni. Poi, sempre sulla questione dell'ospedale unico, 1 milione speso per il progetto, ora chi paga? Le aziende possono rivalersi. Intanto a Fano scintille tra il Partito Democratico e il sindaco di Fano
Massimo Seri. In arrivo nuovi tamponi, meno invasivi, ma saranno più veloci. L'ASUR li ha già in casa, li sta testando e prossimamente, nelle prossime settimane, si potranno utilizzare. Intanto da Urbino, invece, gli anestesisti e gli infermieri sono stati precettati e dunque si trasferiranno a Civitanova per un po' di tempo. Il primario di Urbino dice è una mancanza la loro che peserà, perché già l'organico era sostanzialmente un po' precario. Allora, vedo collegato con noi, con piacere, lo saluto, il nostro primo ospite della mattina, l'ex governatore della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Buongiorno, professore. Buongiorno. La posso chiamare professore perché adesso lei è tornato a insegnare, certo, a scuola, matematica, quindi come si trova? Come va? Bene, anche se in questo momento stiamo facendo lezione a distanza e non è la stessa cosa che per i ragazzi in classe. Qualche mese fa, nella prima ondata, si trovava dall'altra parte della barricata, doveva gestire professori che oggi sono insieme a lei a dover gestire una situazione. Ma come giudica, poi entreremo nel dettaglio della pandemia e tutto il resto, come giudica questa presa di posizione di molti studenti che vogliono invece, chiedono a gran voce di poter essere presenti alle lezioni? Come dicevo prima, è evidente che non è la stessa cosa fare lezione a casa o fare lezione a scuola, sono due modalità totalmente diverse. Gli altri, stare insieme, sono una dimensione più ampia di insegnamento. E anche i professori in generale preferiscono avere gli studenti presenti che doverlo fare a distanza. Bisogna anche capire che è un contributo che si dà per cercare tutti insieme di superare questa seconda fase molto importante della pandemia. Allora, Luca Ceriscioli, entriamo e parliamo adesso nel dettaglio di quella che è la situazione pandemica nella nostra regione. La nostra regione è in zona arancione, è stata declassata, da gialla è passata arancione, Acquaroli, con primi passi sta facendo di tutto per cercare di far tornare e di tranquillizzare i marchigiani, eccetera, eccetera. Allora, lei che con i numeri ci sa fare, le chiedo così, com'è la situazione secondo lei dal punto di vista dei contagi, dei ricoveri nelle Marche? Secondo me la situazione è buona. La curva veramente ha piegato, come dice l'epidemiologo, e è molto importante il numero dei ricoverati, ma non gravi come la prima ondata, e quindi giustamente portare avanti delle misure restrittive ha dato il suo risultato ed è giusto continuare in questa maniera. Non bisogna sottovalutarla. Solo perché abbiamo oggi più strumenti, ovviamente, che nella prima ondata per combattere da subito la patologia, però bisogna essere più pronti per i numeri che abbiamo, per gli altri che ci sono. Lei ha voluto in maniera molto convinta, e devo dire, l'ho già detto in altre circostanze qualche mese fa, sulla gestione della pandemia, tanto di cappello, non le si può dire nulla perché l'ha gestita al meglio. E poi magari le chiederò un po' di differenze, anche se alcune riusciamo anche noi che stiamo al di fuori della stanza dei bottoni, riusciamo a coglierle queste differenze tra la prima ondata e la seconda ondata. Mi pare di capire che lei è d'accordo sulla gestione in questo momento del governatore Acquaroli. Ma andiamo al Covid Hospital. Lei si è battuto insieme a Bartolaso, ha costruito in tempi record, considerando che siamo in Italia e non in Cina, un ospedale che oggi è utilizzato, che però ha un problema strutturale che è quello dei medici e degli infermieri che purtroppo non ci sono e che quindi se sono presenti lì non possono essere presenti in altri ospedali. Sulla questione Covid Hospital, che cosa ci può dire oggi? Oltre che aveva ragione. Primo, si è dimostrato che quell'investimento serviva, come era stato permesso, sapendo che poteva arrivare la seconda ondata della pandemia, ma anche altri fenomeni.
Secondo, avendo finanziato con 42 milioni a giugno l'ampliamento dell'offerta negli ospedali, abbiamo fatto vedere anche chi credeva fosse quella la soluzione, che i tempi per adattare gli ospedali erano molto più lunghi di quanto si potesse volere per realizzare l'ospedale alla Fiera. L'ospedale alla Fiera è pienamente funzionante, gli spazi aggiuntivi negli ospedali non ci sono perché i tempi inevitabilmente sono molto più lunghi. Immaginare di fare gli impianti dentro un ospedale esistente, insomma, sono tutte attività che portano via più tempo. Sulla spesa si è dimostrato che gli 8 milioni e mezzo di donazioni, quindi non è costato nulla alla regione il Covid Hospital, rispetto ai 42 milioni per realizzare 200 posti, hanno dimostrato anche di costare veramente poco, quindi non solo donati, ma anche speso giusto. Infine, se c'è un appunto che devo fare l'attuale gestione della pandemia è che il governo regionale non sta decidendo quale struttura usare per il Covid e quali tenere pulite, con il rischio di sporcarle tutte. Questo è il tema. Civitanova aiuta a tenere più ospedali puliti, ma se dall'altra parte non c'è una scelta chiara in questa direzione, il rischio che gli ospedali Covid li ritroviamo in tutti gli ospedali con l'idea di gestire flussi. Senta, Ciriscioli, Saltamartini, il nuovo assessore regionale della sanità, una delle prime cose che ha fatto è detto, anzi, in conferenza stampa, si è un po' lamentato del fatto che in regione ha visto queste aziende, queste ASUR, come dei. Ha detto delle parole diverse, ma adesso cerco di far capire ai nostri telespettatori, praticamente imperi a sé stanti, cioè ognuno governa per conto suo, non dialogano tra di loro. Allora le chiedo, come ha fatto lei a gestire tutta questa situazione a livello regionale pur sapendo che ognuno andava per i fatti propri? Perché proprio il governo regionale che lavorare insieme. Mi ricordo che ogni mattina, tutte le mattine, durante il periodo della pandemia, la prima telefonata era ai quattro direttori delle aziende per accordare sulle cose da fare. Quindi è proprio il ruolo suo di fare in modo che queste quattro aziende lavorino insieme. Senta, per quanto riguarda, ci sono alcuni che dicono ci sarà una terza ondata, siccome mi fido molto di quello che lei dice, nel senso che quello che ha previsto ci ha sempre azzeccato. Secondo lei la terza ondata pandemica l'avremo nelle Marche o comunque in Italia oppure non ci sarà, secondo lei? Ma la terza ondata è molto meno probabile della seconda che poi c'è stata, perché normalmente sono due ondate pandemiche di malattie. Se si trasformasse in una specie di influenza, è chiaro che può continuare anche con altri ritorni. Teniamo conto, un'altra cosa importante, che il vaccino probabilmente il prossimo anno ci sarà. Lei E si va. quindi questo fatto importante proprio per poter avere fiducia che la terza ondata diventa veramente improbabile. Senta, Ciriscioli, a proposito di vaccini, lei sarà tra quelli che si farà vaccinare senza problemi oppure attenderà ancora, come dice qualcuno? Nella vaccinazione ci saranno delle priorità. Prima Non ho capito, scusi. di tutto il personale sanitario Sì, chiaro, quello sì. e Sì. Ma quando sarà il turno il personale sanitario. degli Dopo altri? verrò Poi? anch'io. Non ho Poi ci capito. sarò anch'io. Ah, poi ci sarà anche lei, ecco, quindi lo fa senza problemi, insomma, non, senza nessun tipo di No, problema. senza problemi, ovviamente dopo chi ha priorità. Ecco, sul fronte, allora, Ciriscioli, chiedo scusa, Acquaroli, in aggiunta al DPCM, ha fatto anche quell'ordinanza che vieta, qualcuno dice, insomma, la merenda dopo le 4 del pomeriggio all'aperto, eccetera. Insomma, un po' soft. Secondo lei, le chiedo un giudizio non tanto politico quanto pratico, secondo lei ha usato la manina troppo leggera, bisognava incidere di più, oppure basta quello che già ha deciso il governo e questa, di Acquaroli? Le ordinanze più o meno hanno seguito gli indirizzi del governo.
una grande differenza tra l'ordinanza e l'indirizzo del governo. È chiaro che tutto quello che può produrre il Parlamento va evitato. Adesso, senza esagerare, perché se uno è da solo non capisco perché non possa mangiare qualcosa all'aperto, ma è più legato al fatto delle persone che stanno insieme che altro. Cericcioli, poi parleremo dell'ospedale unico, perché anche lì lei c'entra e come. Le chiedo sulle terapie, o meglio, sulle famose USCA, quelle che purtroppo sono entrate in ritardo, in azione in ritardo, molto in ritardo, anzi, nella prima ondata, possono davvero essere fare la differenza e quindi aiutare a salvare molte vite? Io sono molto convinto del valore dell'assistenza a casa. Alleggerisce la presenza sugli ospedali di pronto soccorso, dà tranquillità e serenità alle persone che affrontano la malattia magari senza avere sintomi importanti e possono invece aiutare chi a un certo punto ha bisogno di andare all'ospedale. È come tutte le cose nuove, è chiaro che impiantarla all'inizio non è stato facile, in un momento di grande anche tensione, come la prima ondata della pandemia, però certamente si è un sistema di grande valore anche Presidente, va bene lo stesso. C'è rimasto qualcosa in sospeso che vorrebbe che la Giunta non cestinasse e che in qualche modo invece portasse avanti, anche senza metterci la sua bandierina, il suo nome, ma che ritiene che sia una cosa giusta? Sicuramente l'investimento sul nuovo ospedale. Pensiamo a quello che ha subito l'economia marchigiana dopo il primo lockdown e il secondo lockdown. Poter mettere in moto un investimento da 250 milioni di euro in edilizia per i prossimi 3 anni e trascina con sé almeno altri 15 settori economici. Anche se uno non fosse convintissimo dell'ospedale, dovrebbe essere convinto di quanto è importante mettere in moto un investimento del genere in questo momento. Perché qualunque altra strada impiegherà anni prima di partire. Quindi è un'occasione che non si può perdere, ma c'è un po' troppa politica forse in questa decisione, poco ponderata. D'altra parte però i marchigiani si hanno punito, tra virgolette, il Partito Democratico proprio sul fronte della sanità, qui in provincia di Pesaro Urbino proprio sul fronte degli ospedali territoriali che sono stati chiusi nella maggior parte o comunque poco valorizzati. Fare l'investimento a 250 milioni non impedisce di riattivare gli altri ospedali, se la nuova maggioranza è convinta di essere in grado di farlo. Ma la difficoltà più grossa è nel reperire il personale e la seconda è nel rispettare la legge nazionale che prevede invece la concentrazione degli ospedali. Ma l'investimento con questo non c'entra nulla. È il lavoro che riguarda tutto il territorio provinciale per un servizio sanitario di qualità che servirà a tutti. Adesso Matteo Ricci sta cercando di cambiargli il vestito, lo sta chiamando ospedale nuovo e non ospedale unico, ma di fatto è un ospedale che servirà per le due città principali della provincia, quindi Pesaro e Fano. E comunque, se vogliamo un ospedale di eccellenza, dove ci siano all'interno dei primari, del personale d'eccellenza, insomma, è necessario che ci siano anche le strutture. È così, Cericcioli, cioè lei lo ha sempre detto, lo ha sempre dichiarato. Altrimenti la mobilità se ne va in Romagna, se ne va a Milano, se ne va a Roma, in altri posti. È così? Assolutamente sì. Cioè, i professionisti devono poter lavorare insieme dentro un'unica struttura. È unico fra Pesaro e Fano. Ma non ha chiuso Urbino, non ha chiuso Pergola. Quindi è unico in questo senso. E per avere l'alta qualità
bisogna avere la concentrazione dei professionisti delle tecnologie che oggi ci permettono di avere la robotica, macchine di altissimo livello, professionisti che lavorano insieme e danno una risposta di qualità. Già con l'organizzazione che soprattutto notevolmente la mobilità passiva, andate a guardare i dati, nel saldo della mobilità sono molto buoni per la nostra regione, ma poterlo fare dentro un nuovo ospedale è straordinario. Ecco, la saluto, però torno un attimo sulla questione dei tamponi, perché me l'ero appuntato la settimana scorsa quando al telefono avevamo Acquaroli. Quando ho chiesto a proposito dei tamponi, ecco, chi va a fare il tampone a livello privato, in una clinica privata, e risulta essere negativo, pare che non venga conteggiato, mentre quelli positivi sì. Ecco, la risposta è stata è stato sempre fatto così dall'inizio. Allora, visto che lei è qui e ha gestito questa cosa dall'inizio, le chiedo, è così? Cioè, i tamponi processati nelle cliniche private negativi vengono messi nel calderone del computo, eccetera, oppure buttati via? Ma diciamo, il tampone fatto dal privato è iniziato praticamente a fine prima fase pandemia e quindi non era un momento particolarmente rilevante sotto questo profilo. È chiaro che nel frattempo queste strutture si sono organizzate, hanno tutte le loro certificazioni, quindi è solo un fatto di una scelta che si può fare, come gestire questo dato. È chiaro che per quanto riguarda il sistema, nella misura in cui lo integri, lo puoi utilizzare. E quindi lo vedo più come un fatto organizzativo che una scelta non modificabile. Secondo lei è giusto, con i numeri che abbiamo, stare in zona arancione oppure no? Ma, quando siamo andati in zona arancione, eravamo già con la curva che piegava verso il basso. Quindi c'è in un momento un po' in controtendenza. Io lo leggo così: essere in transizione ci aiuterà ad accelerare questa fase di chiusura della seconda ciclo pandemico. Dal 3 dicembre torneremo in zona gialla, secondo lei? Sembra presto, magari. E se poi dovesse essere anche una settimana dopo, non ci sarei nulla di male. Allora, le auguro buon lavoro e se non ci risentiamo prima, buone feste di Natale a lei e alla sua famiglia. Grazie. Grazie altrettanto. Grazie a Luca Ceriscioli, ex presidente della Regione Marche, che ha partecipato e che abbiamo ascoltato con piacere. Allora, andiamo avanti. Dicevamo sui giornali di questa mattina, nella cronaca di Macerata, oltre 3.000 casi in 20 giorni, ma l'indice RT continua a calare. La provincia è seconda in regione per nuovi contagi, stiamo parlando ovviamente della provincia marchigiana. Acquaroli però è fiducioso, presto avremo novità importanti. Allora, vedremo intanto di sicuro quello che sta cambiando nelle nostre vite di ogni giorno. Sono dalle cose più semplici, come il fare la spesa, andare in macchina con tutta la famiglia, sono tutte cose che abbiamo dovuto rivedere e correggere soprattutto, ma ci sono anche le cose che noi fino all'anno scorso eravamo abituati a vivere, come le feste di Natale. Siamo alla vigilia, siamo ormai alla vigilia dell'inizio di queste festività natalizie. Come sarà questo Natale? Dal punto di vista degli eventi, dal punto di vista della partecipazione, insomma, ci sono tante cose che probabilmente anche qui dovremmo rivedere. Allora, siamo collegati adesso, lo vedete già nel nostro monitor, con Simona Zonghetti, che saluto, e Gino Bartolucci. Gino Bartolucci è un personaggio che i fanesi conoscono benissimo perché
ha organizzato tanti e tanti Natali con tombole, manifestazioni di ogni genere. Allora, chi meglio di lui può raccontarci come sarà quest'anno, che cosa ha in mente di fare, che cosa hanno in mente di fare per questo Natale? Sì, Marco, buongiorno. Come hai anticipato, mi trovo alla cooperativa Tre Ponti insieme a Gino Bartolucci, questo luogo che è stato per decenni un punto di riferimento sia della frazione ma anche per l'intera città. Purtroppo questa pandemia ha fatto sì che la cooperativa avesse dovuto rinunciare non solo alle iniziative, pensiamo ad esempio durante l'estate, ma deve rinunciare anche a quelle che di solito si svolgono durante il periodo natalizio. Quali sono, Gino, le difficoltà che state affrontando, visto che gli eventi annullati sono davvero tanti? Buongiorno a tutti. Naturalmente in questo momento di pandemia, come vedi, siamo chiusi, ma vabbè, siamo stamattina, però d'altronde qui è tutto chiuso, il bar è chiuso, questa sala è che durante le ore pomeridiane abbiamo un centro ping pong, no? Praticamente dove dei ragazzi, della gente fa dello sport, naturalmente è tutto chiuso. Naturalmente è un periodo difficile, diciamo, noi che eravamo abituati con dei locali, questo salone, per esempio, qui c'è l'Interclub dove si vedono le partite, naturalmente è tutto fermo, tutto qua. Naturalmente è un anno difficile, noi cerchiamo di rimanere in piedi, come dico io, perché questo anno bisogna rimanere in piedi, perché se cadiamo per terra ci facciamo male. Per fortuna, almeno all'Arena BCC qualcosa è stato organizzato, perché altrimenti insomma, le difficoltà sarebbero state diciamo maggiori. Diciamo questo, sì, brava Simona, diciamo che l'estate è stata un'estate ricca, oltre le aspettative, perché naturalmente la nostra Arena BCC, che ha una capienza in normale di 1100 persone, ridotta quest'anno erano 550, però abbiamo fatto dei bei spettacoli, abbiamo fatto il cinema all'aperto, come sapete le sale cinematografiche hanno avuto grossi problemi, tutti chiusi in estate. Quindi siete reinventati per cercare... Ci siamo reinventati e abbiamo avuto un discreto successo. Naturalmente non abbiamo potuto fare i pienoni che facevamo gli anni scorsi, da 1000 persone, però da 500 persone, e diciamo che abbiamo avuto una bella risposta. Ecco, vedete questo salone che è appunto è vuoto, a parte qualche pannello, a parte il palchetto dove di solito già anche in questo periodo iniziava la tombola, ormai era diventata una tradizione di questi mesi. Sì, diciamo che era uno degli unici locali a Fano dove si faceva la tombola. No? Vedete anche l'immagine di Giorgio Falcione, che salutiamo e che tra poco credo che riusciremo a sentire. Esatto, uno dei nostri... No, una figura storica della cooperativa. Sì, diciamo che Giorgio Falcione, no, è stato legato a noi. Oramai la cooperativa Tre Ponti, Simona, ha una storia vecchia. Quando è nata la cooperativa? In che anno? Lontano 1978, perciò parliamo di 42 anni, ma poi è sviluppata forte dal 2000 naturalmente, con la costruzione di questo salone, i campi, le strutture esterne, naturalmente ci siamo un po' allargati perché prima eravamo una struttura molto molto più piccola. Comunque gli investimenti sono stati tanti, l'affitto comunque c'è, le bollette ci sono e quindi... Tante cose che purtroppo si vanno a sommare in questi mesi di chiusura totale. Sicuramente sì, Simona, perché vedi, noi paghiamo qui un affitto, anche se qualcuno dice che è, però spendiamo 1000 euro al mese. Naturalmente te mi dirai, ma questi 3 mesi voi pagate gli affitti, noi paghiamo l'affitto del comune, perché purtroppo le fatture arrivano e bisogna pagarle, però naturalmente un anno un po' di difficoltà, inutile nascondersi, perché poi ci sono i mutui da pagare, perché noi qui... Tutto quello che abbiamo costruito l'abbiamo costruito con i mutui, no? Naturalmente, perciò però i mutui poi alla distanza bisogna anche pagarli. E quest'anno non ho difficoltà a ammettere che praticamente abbiamo dovuto stoppare i mutui, perché naturalmente in questo periodo di pandemia se tutto è chiuso, gli incassi sono tutti. Anche perché poi ricordiamo che c'è sempre chi ci mette la firma e quindi anche le responsabilità, e lei lo sa bene, sono davvero tante. E di conseguenza anche le preoccupazioni. Ricordiamo anche che la cooperativa è una grande famiglia insieme alla Proloco. E quindi bene o male ci si aiuta. Anche stamattina sono in piazza per il basamento dell'albero, poi vi faremo vedere anche delle immagini. Quindi ci si supporta a vicenda. Sicuramente questo è un grosso fattore positivo, perché anche la Tre Ponti, se fosse da sole, sarebbe un oggetto sparso nel vuoto.
Invece la Proloco, che aggrega tutte, oltre alla cooperativa Tre Ponti, Bellocchi, Tombazza, tutte le associazioni di quartiere. Tutte le associazioni, no? L'associazione di questo è un grosso fattore positivo e non a caso gli eventi che riusciamo a fare in città, naturalmente, con la Proloco, se non avessimo questa fusione di associazioni, naturalmente non andremo da nessuna parte. Ecco, secondo lei, se il governo dovesse decidere di allentare un po' queste misure, si potrà giocare a tombola nel periodo natalizio? Ma io penso assolutamente di no, la tombola oramai per quest'anno, anche perché naturalmente questi fanno assembramenti, anche se mantenessimo, se, come vedi all'esterno aveva montato anche un tendone, no? Naturalmente. E quindi questo è appunto l'ultimo investimento che avete fatto, perché no, non quello si investimento sapeva... è della Proloco, però della comunque Proloco, si utilizzava per... sì, perché naturalmente sì. D'inverno stava fermo, noi abbiamo approfittato per montarlo qui all'esterno, una tecnostruttura, una tecnostruttura da 12x24, una bella capienza, anche perché in previsione che se c'era qualche possibilità di fare qualcosa, naturalmente, è logico, per non fare assembramenti, naturalmente uno avrebbe spostato certe attività qua dentro, certe attività là, perché c'è anche un riscaldamento, no? Praticamente una struttura, anche se non esteticamente il massimo, perché è un tendore, però naturalmente in emergenza avere la possibilità di fare eventi, diciamo, in locali chiusi, riscaldati, in periodo invernale era importantissimo. Eppure nemmeno quella può essere utilizzata, a quanto pare, no, quest'inverno. È vuota, montata lì vuota, con la speranza che qualcosa, perché ancora siamo a dicembre, abbiamo 4 mesi d'inverno, che qualcosa si possa fare. Comunque Gino, l'avete provate tutte. Noi ci mettiamo del nostro, poi dove non si può arrivare non è che possiamo modificare questa pandemia, naturalmente, queste difficoltà che esistono, ma non esistono a Tre Ponti, esistono poi in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, ecco. Certo. Marco, se non hai domande da studio, noi ci spostiamo verso il centro storico di Fano in piazza, dove appunto hanno messo su questo basamento, è stato installato, quindi vogliamo raccontarvi anche le novità del Natale che ci aspetta. Sobrio, comunque, un Natale. Bene, sobrio. Grazie, saluta Gino Bartolucci. Tra l'altro lui citava nel 2000, poi la cooperativa, diciamo, è esplosa con tante cose, tante iniziative. Ricordiamo che dal 2005 poi ha ospitato anche i primi studi di Fano TV, quindi Fano TV è nata lì, dove vi trovate lì in questo momento. Quindi... Io ti ricordavo anche dei primi studi di Fano TV. Certo, perché no? Naturalmente Marco è stato qua, adesso non mi ricordo gli anni. Dal 2005-2006, diciamo. 5-6 anni è stato qua, naturalmente per noi è stato un onore, perché naturalmente Simona, Marco che ci sente, che ci vede, che ci ascolta, noi qui abbiamo la sede di tante associazioni, abbiamo il Comitato Provinciale delle Bocce, il Comitato Provinciale della Pesca, abbiamo gli amici della Simmachia, i ragazzi che fanno la storia greca, no? Quindi aiutate anche le persone. Ma certo, abbiamo il ping pong, abbiamo l'Interclub, abbiamo tante associazioni che circolano intorno alla nostra struttura, anche perché questa è una casa, naturalmente, io la chiamo la casa delle associazioni, perché naturalmente sul territorio c'è bisogno di punti di ritrovo, e questo Tre Ponti, la piccola Tre Ponti, e per noi è un onore, come è stato un onore ospitare per 5-6 anni, se non vado errato, forse 6-7 anni, Fano TV, che naturalmente oggi è decollata, no? Allora Marco mi confermerà che è partita proprio da zero, e per noi è stato un onore dare a questa città, che noi amiamo tanto, la possibilità di trasmettere, no, Fano TV, che è nata a Fano con un gran successo, che tutti ci invidiano, anche i pesaresi naturalmente ci invidiano. Bene, grazie, grazie Gino. Marco, grazie a te. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie davvero anche per questo momento di Amarcord, che magari non tutti conosceranno, perché quando siamo partiti nel 2005, appunto, Fano TV era una piccola televisione cittadina, si vedeva soltanto nella città di Fano, e gli studi, appunto, erano lì alla cooperativa Tre Ponti. Allora, tra poco ci ricollegheremo con Simona, che però si sta già trasferendo verso Piazza 20 Settembre, dove nelle prossime ore arriverà l'albero di Natale, il simbolo di questo, del nostro Natale, oltre al presepe, naturalmente.
Allora, sui giornali, tornando sui giornali, a proposito di Natale, abbiamo la pagina del Corriere Adriatico di questa mattina che si occupa del Natale dei Pesaresi. Natale dei Pesaresi che quest'anno avrà come novità un trenino. Un trenino, che cosa farà questo trenino natalizio? Accoglierà famiglie e bambini e percorrerà da Piazza del Popolo, da dove partirà davanti alle poste, percorrerà tutte le vie del centro e anche le viuzze secondarie, più o meno una ventina, le vie coinvolte, per un percorso che sarà all'incirca di 12 minuti. In questo percorso, chiaramente il trenino, dove a bordo potranno salire genitori e bambini, questo trenino farà delle piccole soste, si fermerà davanti alle vetrine, probabilmente servirà anche per qualcuno che vorrà fare qualche acquisto, adesso non so se i tempi lo consentiranno, non so come hanno stabilito questo percorso e le modalità, soprattutto per chi è su nel trenino. Non credo che si possa scendere, probabilmente farà fare un giro delle vetrine, soprattutto si fermerà davanti alle vetrine per invogliare poi i fruitori a tornare in quel negozio e poi eventualmente entrare e fare gli acquisti. Quindi diciamo sarà una passerella quella con il trenino davanti anche e soprattutto alle vetrine per poi sperare nel ritorno a piedi e quindi all'ingresso e all'acquisto. Sarà creato anche un plafond di contributi da utilizzare per la promozione e per premiare piccole idee degli esercenti. Allora, come abbiamo visto, niente feste, neppure il tradizionale ritrovo la notte della vigilia in piazza per scambiarsi abbracci e auguri, bensì l'idea di un percorso per famiglie e bambini a bordo di questo trenino di Natale. Allora, andiamo a vedere gli altri giornali e a questo punto torniamo indietro e sempre sulla nostra rassegna stampa, a pagina 4, torniamo a parlare di Covid e parliamo del tampone. Il tampone è, diciamo, lo strumento in questo momento che più di qualunque altro, anche il sierologico, abbiamo visto anche per esperienze molto vicine, abbiamo visto che non sempre riesce a dare con esattezza la positività, eccetera. Quindi sicuramente il tampone molecolare è quello più affidabile, quello che dà certamente maggiori garanzie. Il tampone però adesso ne arriva un altro, si chiamano tamponi antigenici, rapidi strumentali. È una via di mezzo tra i tamponi molecolari gold standard e gli antigenici rapidi usati finora, che potrebbe consentire in contemporanea due cose: tempi più rapidi di diagnosi e una maggiore sicurezza per interpretarne l'esito. Poi sono meno invasivi per il paziente e questo tipo di nuovi tamponi sono già arrivati al Dipartimento di Prevenzione che li sta testando. Potrebbero entrare in funzione entro pochissime settimane. Allora, adesso, nella nostra scaletta, dovremmo avere in collegamento, a proposito di Cooperativa Tre Ponti, dovremmo avere in collegamento Giorgio Falcioni, che molti fanesi conoscono. Eccolo qua, lo vedete nella fotografia che la nostra regia, ha prontamente messo sullo schermo. E Giorgio Falcioni, che voglio subito salutare. Giorgio? Sì, ciao allora, Marco. Buongiorno Giorgio, innanzitutto buongiorno. Adesso la prima cosa che bisogna chiedere è come stai? Beh, io sinceramente sto bene, capito? Sono che sono, diciamo, tra virgolette, chiuso in casa perché è mia moglie che ha preso il virus, però in automatico tutti noi della famiglia dobbiamo fare la quarantena. Ecco, allora ti chiedo come sta tua moglie? No, adesso sta leggermente un po' meglio, capito? Lei ha preso quella in forma molto più leggera, però comunque la prassi è quella, deve stare racchiusa in una stanza, e mentre noi dobbiamo stare da un'altra parte. Quindi la vita è un po' più, come dire, complicata in questo momento, visto che... Ma, sì, sicuramente
non è facile, capito? Comunque, cioè, noi non possiamo neanche uscire, anche se in realtà stiamo bene, però non possiamo uscire, dobbiamo stare 14 giorni chiusi in casa. Tu hai già fatto il tampone, però, Giorgio? No, allora... Ci spieghi un attimo, perché hai una moglie che tra l'altro si è contagiata, lo ricordiamo, nel focolaio di Casa Serena Bellocchi, perché sì, tua moglie lavora lì, poi magari salutiamo anche loro e parliamo anche un attimino di loro. Però, ecco, ci spieghi un attimo come è avvenuto, perché tua moglie è positiva, quindi in isolamento totale, e tu sì, che stai dentro, perché sei comunque in quell'abitazione, non sai se sei positivo o negativo, è così? Sì, sì, perché lui... Ma io sinceramente, sia io che i miei figli, non abbiamo nessun sintomo, capito? Ormai sono passati circa 8-9 giorni, dobbiamo farne fino a 14 giorni. Noi abbiamo chiesto, perché inizialmente ma ci avevano detto che dovevamo farlo, perché poi dopo ci hanno detto, ah, ma perché l'ASL è satura, allora fanno i tamponi solo a chi veramente ha bisogno. Prima inizialmente mi hanno detto che io ero a rischio perché avevo una certa età, circa 70 anni, poi invece mi hanno detto siccome che non ha nessun sintomo e niente. Aspetto che mi dicono qualche cosa, mi hanno detto che mi chiamavano, ma ancora non mi ha chiamato nessuno. Quindi tu non hai nessun sintomo, i tuoi figli non sono sintomi, però... Ovviamente sei obbligato a stare in casa, in isolamento. Sì, 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 isolamento. Sì, io non posso uscire, anzi ringrazio le colleghe di mia moglie, mia sorella, che mi portano la spesa ogni paio di giorni, che però ecco, il massimo che posso andare giù nel gradino a prendere le borse della spesa. Ecco, per il resto, insomma, sei in attesa adesso. Però è chiaro che... Io penso che un tampone, anche perché, anche se tu fossi positivo ma asintomatico, non è detto che nel giro di 14 giorni ti negativizzi, come si dice, no? Potresti essere di nuovo, comunque continuare ad essere positivo, asintomatico, tu dici io ho passato i miei 15 giorni, adesso esco. Ma senza, infatti la mia paura senza, manca perché un, magari... senza un certificato che dica che tu sei negativo, mi pare che sia un po' azzardato, non dici? Non... Io sinceramente un po' anche un po' paura, perché non vorrei magari che mi fanno il tampone fra 4-5 giorni, poi dopo se risulto positivo anch'io, li devo fare ancora altri 15 devo giorni. Obbligare la famiglia a rinchiudermi 14 giorni. Non è... Capito che diventa un po' un problema. E questo lo dico parlando del tuo caso, ma semplicemente perché come te ce ne sono tanti altri. E quindi in questo momento molti si staranno ritrovando in questa situazione, no? Situazione in cui purtroppo il tracciamento è saltato, purtroppo non c'è la possibilità di risalire, quindi di fare i tamponi a tutti, eccetera, eccetera. E quindi l'unica cosa che si può fare è stare a casa. Però capite che stare a casa con tutti i disagi di questo mondo, insomma, comincia a essere un po' problematico. No, infatti è un bel problema. E poi tra l'altro io ho provato a chiamare qualche laboratorio privato di poterlo fare, però essendo in contatto con una persona positiva io non posso neanche andare in un laboratorio a farlo, oppure tantomeno che questi mi vengano a casa a farmelo. Certo, certo. Quindi questo è un problema molto, molto serio, che riguarda, ripeto, non solo Giorgio Falcioni, ma che ne riguarda anche tantissime altre persone che si trovano nella tua situazione, nella condizione. Allora, noi abbiamo scritto, non so se tu sei davanti alla televisione, Giorgio. No, perché adesso provo ad andare, perché avevo paura che ci fosse un riverbero. Infatti, no, bravo, lascia stare, non c'è bisogno che vai davanti alla televisione. Sì. Stiamo vedendo una tua bella foto, ma mi volevo concentrare sul fascione sotto, sui crediti. Giorgio Falcioni, noi abbiamo scritto barzellettiere, no? Quindi, barzellettiere perché ti conosciamo tutti come un attore teatrale, dialettale, bravissimo, sempre con la battuta pronta, barzellettiere, come uno che ha fatto e organizzato di tutto di più alla cooperativa Tre Ponti. Poco fa abbiamo intervistato Gino Bartolucci e ti abbiamo ricordato anche lì. Ecco, come, o meglio,
in una situazione come questa, quindi di dolore se vogliamo, anche se poi state tutti bene, ma anche di preoccupazione più che altro, no? Di preoccupazione. Come riesci a essere comunque sempre, perché hai scritto un post su Facebook, comunque alla fine dove la tua vena, eccola qua, mi dicono ironica, c'è sempre stata anche in altre situazioni. Allora tu scrivi: vorrei ringraziare con tutto il cuore tutti coloro che hanno dimostrato oggi affetto verso i miei confronti, avrei voluto rispondere uno ad uno, ma veramente siete in tanti e non so dove mettere le mani. Vi mando un abbraccio virtuale e vi saluto calorosamente con tutta la mia semplicità. Prometto che farò il bravo e che al più presto metterò qualcosa di carino per farvi sorridere un po'. Puoi farci sorridere un po' ai nostri telespettatori? Perché ne abbiamo bisogno, veramente, guarda. Ma io, guarda, volevo lasciare una massima: se non volete rinchiusi tra la sala e la cucina, mettete la mascherina e ogni tanto lavate le mani e mettete i guanti. Io, una battuta. Riescono a venirti le battute in queste situazioni un po' così, dai? Beh sì, qualche battuta, però sinceramente un pochettino sono anche un po' preoccupato. Cioè io alcune notti giro, insomma, non è facile. Poi te capisci che io, abituato come sono, io mi alzo il mattino alle 6, fino a mezzanotte della sera sono sempre in giro, sono sempre impegnato tra una cosa e un'altra, e chiaramente adesso un po' mi va triste, anche perché poi vedi il fatto stesso di, anche quando esci, di incontrare la gente, io non riesco più a conoscere nessuno, capito? Non vedendo più i volti, non vedendo più le espressioni della gente, un po' sinceramente mi racchiude, mi metto un po' paura per questo motivo qui, perché non riesco più ad avere un contatto diretto. E tu sei uno che di contatti diretti ci vive. Dicevi, scusami? Come? No, dimmi, scusami. No, dicevo che, per dirti, un giorno ho incontrato un'amica mia che ha recitato con me tanti anni e l'ho scambiata per un'altra persona. Perché non riesci, non, avendo i volti tutti coperti, perde tutto, perde l'espressività, quel che si vuol dire, non so. Allora, per esempio, tu hai detto, e così come tanti purtroppo di noi, di notte mi giro, mi rigiro, qual è il pensiero ricorrente? Ma soprattutto, più che qual è il tuo pensiero ricorrente, guardando il soffitto, come fai a scacciare certi fantasmi, certe paure? C'è una tecnica, visto che tu sei uno che fa ridere gli altri, c'è un modo per rilassarsi, per ritrovare la serenità, per scacciare quell'ansia, quelle paure, quegli attacchi di panico che spesso arrivano anche di notte? Cerco di cambiare discorso, cerco di immaginarmi qualcos'altro di più positivo, perché sennò veramente è un problema. A parte che noi, tra virgolette, artisti, abbiamo anche noi magari qualche scheletro nell'armadio, che ogni tanto ci viene fuori. Certo, beh, ma quelli ce li abbiamo tutti. Appunto. Allora, in quanto ti vengono in mente queste cose, cerchi magari di pensare a qualche cosa di più positivo, o al teatro, o quando facevi, non so, quando facevi degli scherzi, quando facevamo cabaret a Santa Rita. Cioè, i momenti belli, quindi ricordare i momenti belli può essere una strategia vincente, sì, per scacciare, sì, molto, molto. Oppure cominciare a pensare, anche perché no, in modo ottimistico, cercare laddove possibile di pensare a immaginarsi qualcos'altro, sognare è importante, no? Sognare nella propria vita qualcosa di diverso da quello che si sta facendo adesso. Una volta che sarà finito tutto questo, che cosa si può fare per cambiare, per mettere a posto quelle cose che fino ad oggi non si è avuto il coraggio, il tempo, la voglia di farlo, insomma, ecco, tutte queste cose qua. Bene,
L'ultima domanda, Giorgio Falcioni, invece, tornando al lavoro di tua moglie, abbiamo detto lei lavora a Casa Serena, a Casa Serena di Bellocchi, una casa gestita dalle suore orionine che accolgono persone svantaggiate. Ora, qual è la situazione all'interno? Puoi dircelo? Sono tutte... Guarda, la situazione attuale, sinceramente, non te lo so dire, anche perché noi siamo così, le chiuse case, non è che ci arriva dei messaggi esterni. E io, sinceramente, qual è la situazione... non so, magari la sapete voi. Sì, perché... sì, no, era solo per avere una conferma. Comunque, insomma, le cose si stanno sistemando adesso, insomma, ecco, quindi sì, diciamo gli auguri a tutti quanti perché possano possano tutti negativizzarsi, possano in qualche modo, ecco, tutti tornare alla vita di sempre. Sarà difficile, ma insomma, comunque a una certa, una pseudonormalità, insomma, ecco. Comunque, allora, grazie a Giorgio Falcioni per questa testimonianza, grazie per questa piacevole chiacchierata insieme. Allora, ti aspettiamo sul palcoscenico, che è il tuo luogo naturale, no? E per le vie del centro, ma soprattutto è il luogo naturale, il palcoscenico, va bene? Ok, ringrazio tutti, arrivederci, salve. Bene, grazie Giorgio Falcioni. Allora, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Pubblicità, allora Riccardo ci ricorda la pubblicità, ci fermiamo per un istante, restate con noi, torniamo tra pochissimo. Che Natale ci attende da qui in avanti, insomma, tra pochi giorni? Che cosa ha in mente il Comune di Fano di proporre per questo Natale così particolare, così strano? Lo scopriremo tra un istante. Tra poco ci collegheremo con Piazza 20 Settembre, con Simona Zonghetti, che ha come ospite l'assessore alle attività economiche Etienne Lucarelli. Tra un istante, tra pochissimo. Intanto andiamo a vedere le altre pagine della nostra rassegna stampa. Mi vorrei soffermare un attimo, e qui mi rivolgo ancora una volta ai fanesi che conoscono molto bene questo posto, questa collinetta. È la collinetta del Bersaglio. Siamo nella zona degli ex Goccarda, dove una volta si correvano le gare con appunto i go-kart. Ora c'è questa operazione del Comune di Fano, costo 185.000 euro, che prevede la ricostruzione di questa collinetta che vedete nella fotografia. In questo momento c'è una barriera di protezione che è stata costruita, che in sostanza serve per evitare l'erosione marina. È una collinetta, voi direte, ma un pezzo di un cumulo di terra così, perché spenderci 185.000 euro per rimetterla, rifarla da capo, eccetera, eccetera? Perché non è una collinetta come le altre, è la collinetta dove per tantissimi anni, da tantissimo tempo, finché era operativa la caserma Paolini a Fano, andavano ad addestrarsi i militari del CAR, che facevano il CAR a Fano, il centro d'addestramento, reclute. Andavano lì la mattina, tiravano le bombe, eccetera, eccetera. I fanesi, come me, come tanti altri che ci stanno seguendo in questo momento, se la ricorderanno benissimo, quando era il giorno in cui si andavano appunto ad addestrare i militari, c'erano delle disposizioni, anche le barche che dovevano andare a pescare, per esempio, non potevano passare lì davanti, no, chiaramente non si poteva andare a fare il bagno, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, era entrata ed è stata per molto tempo, per tantissimi anni, nel tessuto sociale, nella vita di tutti noi fanesi. Poi dal momento in cui è stata chiusa la caserma Paolini, ormai parliamo di alcuni decenni fa, nella collinetta non c'è andato più a sparare nessuno è andato a tirare le bombe a mano, ma
spesso anzi ci andavano gente poco raccomandabile per fare altro, e qui vi lascio all'immaginazione. Ecco, adesso però qualcuno si è battuto per ripristinare questa collinetta e dargli un senso, come ricordo e come, diciamo, sì, più che altro come ricordo. Allora, vedo collegata Simona Zonghetti con Etienne Lucarelli. Buongiorno ancora e buongiorno al tuo ospite. Allora, so che ha un impegno l'assessore e quindi andiamo subito da voi e ti do subito la linea per capire come sarà questo Natale 2020. Sì, Marco, ci siamo spostati in Piazza 20 Settembre. Come potete vedere, è stato posizionato, installato questo basamento. Assessore, come sarà il nostro Natale? Ma ovviamente sarà un Natale all'insegna della solidarietà, come abbiamo in un qualche modo annunciato. Quest'anno c'è la necessità di aiutare tutti coloro che sono in forte difficoltà, lo siamo tutti, ma tutte le attività economiche che in questo momento non stanno lavorando, tutto il settore Horeca che in questo momento è chiuso, ma anche tutte quelle persone a cui purtroppo manca il lavoro in questo momento così difficile, per aiutarle dovremo cercare di fare acquisti locali, insomma di aiutare le nostre imprese. E quindi tutta la comunicazione di questo Natale sarà proprio improntata sulla necessità di solidarietà, di fare comunità, di essere una famiglia, e per questo faremo anche dei progetti specifici per aumentare l'attenzione su questo tema. Quando si partirà ufficialmente? Quando ci sarà l'inaugurazione dell'albero? Ma l'inaugurazione sarà a metà della prossima settimana. Stiamo pensando al 3, perché il 3 è proprio la chiusura di questo DPCM, e noi ovviamente stiamo con la speranza che poi ci sia un'apertura che permetta maggior flessibilità, soprattutto permetta l'apertura di coloro che in questo momento sono chiusi, e quindi permetta un attimino di vivere il Natale, diciamo, in serenità per quello che può essere in questo momento, perché sappiamo comunque che l'attenzione dovrà rimanere alta, soprattutto i nostri comportamenti dovranno rimanere molto corretti di fronte a un momento pandemico che rischia veramente di creare grossi problemi. Ecco, domani arriverà questo grande abete, ci può dare qualche dettaglio? Qual è la famiglia che quest'anno ha deciso di regalarlo, l'altezza? Ma sarà un bellissimo abete normandiano di 13 metri, come sempre regalato da una famiglia fanese. Quest'anno la famiglia è la famiglia Carletti, Federica e Davide ce l'hanno regalato pensando al babbo che è venuto a mancare qualche tempo fa, e l'hanno voluto donare alla città, quindi noi siamo sempre orgogliosi quanto famiglie raccontano anche le loro storie attraverso il dono di un abete che viene in piazza 20 Settembre e rappresenterà il nostro Natale, come anche l'albero del signore Seri, che alla fine, anche in vista di un'apertura, verrà installato nella nostra città. Ma abbiamo pensato ad una porta d'ingresso per far sì che tutti coloro che passeggiano intorno alla nostra città possano in un qualche modo ammirarlo e magari, non so, avere la voglia di entrare all'interno della città. Sarà posizionato in zona Pino Bar. Invece al Pincio anche lì ci sono delle novità. Sì, il Pincio quest'anno era previsto un allestimento e una sorta di villaggio di Natale con i mercatini, che purtroppo non potranno essere realizzati. Rimane un allestimento illuminotecnico importante, notizia di questa mattina che quindi diamo su Fano TV. Uno dei concetti che abbiamo voluto utilizzare quest'anno è anche aiutare coloro nel mondo artistico, della cultura, che in un qualche modo non riescono a lavorare. Un settore di questi è il carnevale, sono i maestri carristi, che sappiamo che per febbraio non potranno fare i carri perché non ci saranno, quindi proprio lì metteremo un presepe che sarà realizzato dai maestri carristi, e quindi le persone che vorranno potranno andare ad ammirarlo. Sculture di sabbia invece non ci saranno? Sculture di sabbia quest'anno non ci saranno. A Pesaro si sta pensando anche ad un trenino, in realtà Fano lo aveva lo scorso anno. Lo abbiamo fatto lo scorso anno, c'era in programma ovviamente di portarlo avanti anche quest'anno, purtroppo abbiamo ritenuto che con il discorso coronavirus e con la necessità di contingentare gli spostamenti e quindi le difficoltà non fosse possibile. Quindi per quest'anno l'abbiamo annullato, ma l'anno scorso ha funzionato molto bene, quindi quando saremo più tranquilli sicuramente Fano riavrà il suo trenino. Grazie assessore, adesso vedremo, Marco, che cosa deciderà il governo, perché si diceva che questo Natale sarà diviso un po' in due fasi, dal 3 dicembre quando dovrà essere rinnovato questo DPCM e l'altro a ridosso proprio delle festività natalizie, perché dovranno essere vietati probabilmente cenoni, veglioni per evitare questa terza ondata.
Quindi trasmetteremo sicuramente poi anche l'accensione di questo albero in diretta e cercheremo anche di raccontarvi tutto quello che succederà in queste settimane. Assessore, grazie per essere stato con noi. Tra l'altro lei deve andare in giunta. Di che cosa si parlerà questa devo mattina? Devo andare in giunta, abbiamo una giunta politica, gli argomenti li ha il sindaco, quindi lo vedrò appena entrerò. Si diceva anche nuovo ospedale, quindi non solo sì, credo di queste che ci siano argomenti vari politici che la nostra città sta affrontando e quindi abbiamo bisogno di unirci nei confronti di argomenti delicati ma che riguardano la salute di tutti i cittadini e tutta la città di Fano. Non la tratteniamo ancora. Grazie assessore per essere stato qua con noi. Grazie a voi. Direttore. Bene, grazie. Ne approfitto per leggere allora la pagina del giornale nella quale... Allora, intanto Simona, scusami, ti do questa informazione. Sì. Cristian Marinelli, che tra poco sentiremo, lo gestiremo con... una telefonica, quindi non c'è bisogno che vi recate in Sant'Andrea in Vilis, anche perché non abbiamo i tempi tecnici. Quindi grazie a te, grazie a Filippo Pucci, l'operatore. Allora andiamo a vedere adesso invece questa pagina. Avete sentito l'assessore Lucarelli, adesso ha una giunta politica e chiaramente in questa giunta politica si discuterà anche della spaccatura, della frattura che sicuramente c'è stata dopo la scelta di Massimo Seri di non partecipare alla protesta del sindaco Ricci sabato scorso al presidio, non alla protesta, al presidio sabato scorso di fronte all'ospedale di Muraglia. Allora, che cosa succede? Succede che i Dem, cioè i democratici, non hanno digerito molto questa uscita del sindaco, queste dichiarazioni del sindaco di Fano Massimo Seri. Dichiarazioni che sono, se vogliamo, d'apertura nei confronti dell'attuale giunta di centrodestra regionale, quindi Acquaroli e Company. Questa apertura al dialogo con il centrodestra regionale ha fatto venire molti mal di pancia. Allora, per esempio, se torniamo nel giornale, se andiamo a vedere il giornale di questa mattina, Il Resto del Carlino, quelli del PD sostengono che in questo modo il PD è stato delegittimato e a questo punto è necessario un chiarimento, una giunta politica appunto che sta iniziando in questo momento in via San Francesco dove ha la sede il comune di Fano. Questa è l'accusa degli esponenti del Partito Democratico al sindaco. Ai PDini non è affatto piaciuto che mentre il vice sindaco Fanesi, gli assessori Cucchiarini e Tinti, la presidente del Consiglio Comunale Cecchetelli, il segretario del PD Bacchiocchi, l'ex consigliere regionale Minardi, la segretaria provinciale Fulvi e il consigliere della provincia Nicolelli partecipavano al presidio di Muraglia a difesa dell'ospedale unico, non è piaciuto che Seri aprisse al dialogo con il centrodestra come abbiamo visto. Le dichiarazioni rilasciate dal sindaco, commenta il segretario del PD di Fano Alberto Bacchiocchi, ci hanno colto di sorpresa, inaspettate e non gradite. Insieme al PD il sindaco, sottoscrivendo il protocollo della sanità, si è impegnato nel progetto dell'ospedale nuovo e ci aspettiamo da lui più coerenza e non distinguo e non esternazioni che danno l'impressione di voler rimettere in discussione il lungo lavoro compiuto insieme. Quello chiaramente del protocollo di Fano firmato da lui e Ceriscioli nel 2018. A schierarsi invece al fianco del primo cittadino c'è il capogruppo Enrico Cipriani di Noi Città, che è preoccupato che Fano rimanga senza nulla, vale a dire senza né Santa Croce, né la clinica privata, quella che si dovrebbe costruire a Chiaruccia, né RSA, quindi, e neppure i 20 milioni di euro per la viabilità. Quella che poi, quei 20 milioni che sono stati destinati, che anche lì sul quale si discute abbastanza, sono destinati per migliorare la viabilità da Fano verso Pesaro, proprio per agevolare le persone poi ad andare in maniera tranquilla
percorrendo strade sicure per andare verso Pesaro. Allora, detto questo, siamo in chiusura, vi avevo anticipato il collegamento con Cristian Marinelli. Cristian Marinelli chi è? È il titolare della Quercia, un ristorante che non solo i fanesi ma tanti conoscono, perché è un posto bello, in un posto molto bello dove si mangia bene. Siamo a Sant'Andrea in Villis, quindi nelle immediate colline dell'entroterra tra Fano e Pesaro. E Cristian Marinelli, oltre ad essere uno che il Covid l'ha avuto e che ha degli anticorpi straordinari, tant'è che ha donato per ben due volte già il suo plasma iperimmune, adesso credo che debba fare la terza, forse l'ultima, non potrà farne altre, così ci ha detto, ma glielo chiederemo meglio tra pochissimo. Cristian Marinelli cosa ha fatto? Qualche giorno fa, domenica mattina, domenica a pranzo, ha tenuto il locale aperto, il suo ristorante lo ha tenuto aperto per 30 persone, 35 persone circa. Motivo? Un ricevimento, una comunione, una cosa del genere, poi glielo chiederemo meglio. Un ricevimento già organizzato, già predisposto, eccetera, eccetera. Che cosa è successo? È stato multato, perché chiaramente i ristoranti in zona arancione non possono restare aperti, non possono essere aperti. Lui che cosa ha fatto? Ha pagato la multa a tutti, in realtà dovrà ancora farlo, ma comunque vedremo. Ha pagato a tutti i clienti e poi ha scritto una lettera di suo pugno al presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Allora, lo vedo Cristian Marinelli, lo vedo collegato con il cellulare. Allora, buongiorno Cristian. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto diciamo che la sua intervista, il suo servizio qui su Fano TV è stato rilanciato da Facebook in tutta Italia e ha avuto dei numeri impressionanti. Al di là dei like, più di 3.000 condivisioni, migliaia di condivisioni, più di 200.000 visualizzazioni, quindi dei numeri davvero record. Evidentemente le cose che lei ha detto hanno lasciato il segno. Vogliamo fare un riepilogo. Allora, lei che cosa ha fatto? Domenica mattina ha tenuto aperto il suo locale. Perché? Perché mi sono sentito... Abbiamo perso il collegamento? Eccolo, ci siamo. Sono tornato. Bene, bene. Prego, Marinelli. No, dicevo, perché? Perché sapere di sera... tramite social, insomma, che dovevamo tenere chiuso, e io mi sono sentito preso in giro molto, e quindi ho deciso di aprire, cosciente di quello che sarebbe successo, ma però dovevo dare un segnale di protesta civile, perché non essere trattati così. Ecco, arriviamo a quella mattina, domenica, immagino avrete lavorato, insomma, con uno stato d'animo un po' così, non certo serenamente, no? Ve l'aspettavate la visita poi? Che cosa è successo domenica? Siete stati visitati, sono arrivati i poliziotti, cosa è successo? Ma diciamo che sì, se non venivano li chiamavo io comunque. Perché? Però sono perché volevo protestare civilmente, ma volevo protestare. Ok, quindi sono arrivati. Qualcuno li ha chiamati? Sì. Sa chi? No, vabbè. No, non me lo dicono. Però qualcuno li ha chiamati. Così. Qualcuno li ha chiamati, sono arrivati. Però avete finito il pranzo. Cos'era, una comunione? Che cos'era? Ma diciamo, avevamo già prenotati. E c'erano prenotati 5 persone. Dopo qualcuno la mattina ha deciso di rinunciare perché veniva da fuori comune, e quindi quel giorno c'era anche una comunione che era già prenotata da un mesetto circa, e quindi abbiamo pensato di portare avanti, insomma, la giornata.
Ecco, sono arrivati, loro hanno finito, i commensali hanno finito di pranzare, immagino, sì. Sì, sono stati, gli hanno chiesto documenti, la generalità, e quelli che erano del comune di Fano hanno continuato a mangiare regolarmente e gli altri hanno mangiato col groppone perché sono stati multati, quelli fuori comune. Ma fuori comune... Voglio dire, lei essendo al limite, ma io ho, esatto, in una situazione infatti, di confine fuori comune, poteva infatti, essere anche uno che sta a 100 metri dal suo locale. Sì. Ed è successo. Sì, sì. Ecco, Marinelli, lei chiaramente penso può almeno dirsi soddisfatto dal punto di vista della riuscita di questa protesta, nel senso che in maniera pacifica, in maniera ordinata, è riuscito a far valere in qualche modo, almeno a dire le sue ragioni, no? Ecco, quindi da questo punto di vista lei può dirsi almeno soddisfatto. Chiaramente l'altra faccia della medaglia è che dovrà pagare, se non l'ha già fatto, un sacco di multa. Già fatto. Quanto ha speso allora, glielo posso dire? Posso chiedere? Allora, il totale delle sanzioni, compresa la mia, è stata di 3.360. Perché ha pagato entro sette giorni? Ho usufruito. Altrimenti sarebbe stato di 6.000 qualche cosa, quindi... Esatto. Quindi lei ha pagato 3.000 e... E 3.60. 3.360 euro di multa, chiaramente accollandosi la multa di tutti i suoi clienti, tutti quelli che l'hanno sì, preso. Sì, la faccio vedere. Ecco, ce la faccio vedere. Questa è la copia del bonifico. Eccola, ecco, quella copia del bonifico lei si è fatto... Queste sono le sanzioni dei clienti. E questa è la mia. La sua di quant'è? Ma 280 euro pagata lo stesso giorno. Pagato lo stesso giorno. Di chiusura invece cosa ha avuto? 5 giorni di chiusura del suo locale? 5 giorni di chiusura, sì. Ecco, ma... Abbiamo riaperto sabato con l'asporto. Ecco, adesso si riapre chiaramente con l'asporto. Sì. È fiducioso per dal 4 dicembre? Secondo lei qualcosa potrà cambiare, almeno qua da noi nelle Marche? No, io ho perso la speranza. Senta, l'ho perso proprio. Senta... lei ha scritto questa lettera a Mattarella, chiaramente i tempi tecnici sono piuttosto lunghi, immaginiamo che una risposta più o meno arriverà, al momento ancora non ha ricevuto nulla però. No, ancora nulla, ho solo ricevuto la conferma che la lettera è ricevuta, però adesso sto in attesa di una risposta. Come mai ha deciso proprio di andare ai massimi livelli, quindi il Presidente della Repubblica, era proprio arrabbiato? Ma io diciamo che ho deciso così perché questo non è un modo di governare un paese, cioè non è serio. Quando diciamo che dobbiamo essere tutti d'accordo per aiutarci e far finire questa pandemia, dobbiamo essere tutti d'accordo. No, il ristorante sì, il parrucchiere no. L'estetista sì, quello che fa i tatuaggi sì, può stare aperto, la chiesa sono aperte, i mercati sono aperti, cioè chiudiamo tutti. Io sono d'accordissimo a chiudere, stiamo un mese, due mesi dentro casa, rimbocchiamoci le maniche e basta, ne usciamo, ma così io mi sento preso in giro. Tutto qua. Ecco, rispetto alla prima fase, la seconda... sono in tanti a dire che il contagio in un ristorante è più difficile che altrove, che può essere un fuori dal ristorante in un momento di assembramento incontrollato. Voi vi siete messi da... Quanto ha speso, non so se ha fatto questo conteggio, per mettere in regola il suo ristorante con tutti i dispositivi piuttosto che la riduzione dei posti, eccetera, eccetera? Ma allora, la spesa per mettersi in regola non è eccessiva, è la perdita del fatturato che uno ha togliendo i tavoli. Io ho tolto 27 tavoli per mettermi in regola con le distanze, eccetera.
Poi noi abbiamo la fortuna di avere un locale grande, un locale con tanto spazio all'aperto, però ecco, cioè, mi fai rinunciare a del fatturato, mi fai rinunciare a tenere in regola delle persone che servivano per lavorare a pieno regime, e poi dopo mi illudi di questo e poi mi dici chiudi, cioè non va bene. Secondo lei che Natale sarà questo, Marinelli? Che posso Natale non rispondere? Va bene. Allora, grazie. Grazie. Grazie e buon lavoro, sperando di poter venire presto a mangiare una buona pizza da voi. Grazie direttore, buona giornata a tutti. Grazie e arrivederci. La rassegna finisce qui, grazie per averci seguito. Ci vediamo stasera alle 20:30 con il telegiornale. Occhio alla notizia, arrivederci.